tira forte la Concia, palleggia Semini, ok, non può attaccare la formazione di Perugia, lo può fare adesso invece Balasso verso Nicolob, l'attacco di Nicolob, la grande difesa di Leone, palla che torna nel campo di Civitanova, bagno rovesciato di Balasso, l'attacco di Nicolob sopra il muro, ancora un salvataggio, palla match, ma Giannelli la manda proprio sulla Cuccia con Diamantini, Nicolob di nuovo, molta confusione in questo finale con Semini, ok, che attacca forte, arriva il muro di Nicolob, il 12° punto, ancora un match point annullato, ne rimangono due alla sera. C'è la frigola che non è quella buona, sarda, ma individuale, individuando la tecnica precisa da giocatore di Superlega. Carina questa uscita di Angelo Lorenzo. Sì, perché il bagherone è un qualcosa, lo spikeball piede a terra è un altro, qui si tratta ovviamente di giocare una palla importante che vale la Supercoppa, quindi BL amici. Adesso la giunge ancora lui, 14-12. Servizio ancora molto buono Giannelli, palla match, Serenio che lo invasione dei Diamantini. Invasione di Diamantini. Eccolo. Odilarissi finisce Diana, penso che la l'invasione da parte di Jacopo Larizza. Jacopo. Finisce con un'invasione. Mamma mia. La Supercoppa italiana va alla formazione della sera. Susa, Vin Perugia che torna in corsa, recupera dal 2-0. E arriva fino in fondo al 3-3, è pochissimo per la formazione di Angelo Lorenzetti, è arrivato quest'anno, è la sua prima vittoria dopo il 2017, il 2019, il 2020 e il 2022, quella dell'anno scorso, arriva anche quella di Biella, complimenti, ma complimenti a tutti quanti perché anche Cintianova, partendo da ieri fino a oggi, ha fatto una grande prestazione. Hanno onorato questa partita nel migliore dei modi, sono stati veramente bravi a crederci, ragazzi, con un set infinito che ha dato infinità